Coach Napolitano, sconfitta con Roma 3-0, una partita anche questa che lascia molto rammarico per come è stata giocata dal Soverato, specialmente nei primi due set, direi io. Rammarico ormai non ne abbiamo più, l'abbiamo finito anche quello. Credo che sia ormai acclamato che siamo autolesionisti. Abbiamo dominato il primo set in lungo e in largo, erano in grandissima difficoltà. Però, come al solito, sul 22-20, poi sul 20 pari si spegne la luce. In realtà eravamo 23-20 per noi. Io ho finito qualsiasi tipo di commento, cioè nel senso, la squadra è una squadra che ha raggiunto i suoi obiettivi, non è stata costruita certo per vincere il campionato, però nella mia carriera una cosa del genere non mi è mai capitata. Io sono 16 anni che faccio la Serie A, a qualsiasi latitudine, è un qualcosa che andrebbe studiato da un punto di vista psicologico, non certo da un punto di vista tecnico e tattico, perché a un certo punto ho smesso di dare indicazioni, perché sarebbe stato secondo me anche controproducente continuare a parlare di tattica. Io domino il primo set, la partita era stata preparata benissimo, stavamo fisicamente secondo me bene, loro erano in grandissima difficoltà, però a un certo punto poi ci piace farci del male, non lo so, è difficile trovare le parole su quella che è la sesta partita consecutiva che perdiamo nello stesso modo. Poi sai, quando vanno a leggere gli annali o comunque i libri, non è che vanno a vedere, per questo rimane un 3-0. Quindi non è che vai a vedere, sì, ma è un 3-0, ma no, è un 3-0. Quindi purtroppo le parole sono finite anche quelle. Possiamo dire partita sulla falsariga di quella dell'altra settimana con Mondovì, l'altra battistrada della pole promozione, giocata anche quella molto bene e poi persa sempre nelle battute finali dei parziali, quindi sta diventando praticamente un leitmotiv questo qui. Sì, è dalla partita con Cutrofiano in regular season che si sta verificando, è la sesta partita, forse eccezione fatta per la partita di Coppa Italia con Mondovì, dove comunque al terzo set eravamo avanti, ma era una partita un po' diversa. E ormai, voglio dire, io ribadisco, io come tutto quanto il mio staff, ma penso che anche loro, non abbiamo, come posso dire, più da spendere parole su una cosa del genere. Cioè nel senso, non lo so, non mi è mai capitato in vita mia, non sono uno psicologo, non sono un alchimista, io faccio l'allenatore nella vita, posso parlare di tecnica e di tattica. E per quanto mi riguarda, la squadra nel primo set ha dominato. E fondamentalmente anche buona parte del secondo set, visto che siamo andati 6-3 per noi, eravamo comunque avanti in qualche misura, quindi io non faccio lo psicologo nella vita, quindi certo, adesso bisogna tornare in palestra, domani o dopodomani vedremo cosa c'è da fare, perché mercoledì c'è un'altra partita, ormai nella testa abbiamo comunque quello che è un iter e un andazzo che ormai si verifica da 6 partite, speriamo di invertirlo. Con coach Cristofani commentiamo questa vittoria importantissima in ottica classifica qui a Soverato della Roma Volley Club, 3-0, primi due set molto lottati, nel terzo invece diciamo che avete condotto dall'inizio in maniera più determinata, complice forse anche qualche errore di troppo di Soverato. Premesso che giocare qui è sempre difficile perché qua giocano bene, ma bene bene, i primi due secondo me sono stati la vera partita. E il punto a punto del primo set, specialmente con l'introduzione di alcune giovani nostre, ha fatto la partita. Se quel primo set gira dall'altra parte diventa un problema per noi. Invece è andata bene, abbiamo rimontato 2 punti con le giovani che sono entrate, i cambi hanno funzionato. Probabilmente la differenza è stata proprio lì, nel fatto che la nostra panchina è riuscita a dare quel guizzo in più. Però di là oggi è una partita eccezionale, io... Se si gioca così, non so, qui non vince nessuno perché veramente è una squadra ottima, allenata bene, fanno tutte le cose bene. Noi abbiamo dovuto tirar fuori una delle migliori nostre prestazioni per uscire bene da qua. Quindi complimenti a Soverato. In ottica classifica, dicevamo, è una vittoria particolarmente pesante in questo frangente della stagione dove sappiamo ci devono essere anche diversi recuperi di partite da parte un po' di tutti praticamente per via del Covid, però a questo punto arrivare qui, cogliere l'intera posta in palio è molto importante perché questo testa a testa con Mondovì si fa interessante. Sì, in realtà è interessante dal primo giorno perché non ci siamo mai lasciati, siamo andati a braccetto, andremo credo a braccetto fino alla fine,
e poi lì un pizzico di fortuna da una parte e dall'altra, magari una partita che ti gira bene quando le cose non vanno e cambierà, però sono squadre, ma anche Pesaro, ma tante di questo girone, lo stesso Macerata, c'è tanta qualità in questo campionato, uno deve essere bravo a giocarsi ogni partita con calma, capendo che può succedere qualsiasi cosa, quindi essendo pronto a muoversi a secondo quello che si vede. Ci sono giornate in cui alcuni giocatori fanno veramente bene, altre che escono dalla partita e non sai mai quello che succede. La fortuna è di avere una panchina giovane che sta spingendo dall'inizio dell'anno. Noi ci abbiamo avuto tantissimi infortuni, loro sono cresciute grazie a questo e adesso è diventata una forza. Quello che prima era una debolezza, cioè giocare sempre con mezza squadra, adesso diventa una forza perché abbiamo i cambi pronti, in grado di fare la differenza in ogni momento.